CES 2019, siamo al secondo giorno di fiera e siamo all'interno dello stand LG, uno stand davvero enorme, affollatissimo. Infatti questo video lo divideremo per aree perché girare tranquillamente qui dentro è impossibile. In questo momento siamo nell'area monitor e proiettori e vi faccio vedere questo, che è il nuovo monitor della serie Ultra Gear di LG, un 38 pollici di diagonale con rapporto d'aspetto 32:9. Vedete infatti com'è molto allungato. La particolarità di questo prodotto è di essere un prodotto di fascia alta per quanto riguarda la categoria gaming, con un display con risoluzione Quad HD, 144 Hz di refresh rate. Come vedete è un display curvo, un display IPS con copertura DCI P3 del 98%. Io sono pronto a girarvelo perché una delle particolarità di questo monitor è questo anello di LED che trovate qui dietro. Si chiama, la tecnologia è chiamata Sphere Lightning, in questo caso è la versione 2.0, praticamente è un anello di LED che si illuminano quando noi utilizziamo il monitor, proiettano la loro luce sulla parete posteriore, in questo modo si ottiene un maggiore contrasto e si ha un maggiore comfort quando andiamo appunto ad utilizzare questo pannello, questo display. Display tra l'altro con un design, come vedete, molto aggressivo ma allo stesso tempo curato. Qui abbiamo questo braccio che è realizzato in alluminio, quindi molto solido, pannello che possiamo regolare in altezza, ovviamente adesso eccoci qua, scusate, possiamo regolare in altezza, come anche possiamo tiltarlo, ruotarlo e inclinarlo in avanti e indietro. Un prodotto che arriverà soltanto alla fine di questo 2019, ancora non sappiamo il prezzo perché molto probabilmente lo rivedremo quest'anno a settembre a IFA a Berlino e in quel caso saremo sicuramente in grado anche di darvi maggiori indicazioni riguardo disponibilità e costo. Restiamo in ambito consumer ma ci spostiamo su un prodotto più adatto ai professionisti e parliamo di professionisti del mondo dell'imaging ad esempio, oppure di creator che devono lavorare e montare video e qui hanno bisogno di tanto spazio per una grossa timeline, oppure per chi ha bisogno di tenere aperte più finestre sullo stesso monitor. Insomma, un prodotto che come vedete offre un pannello davvero molto largo, 49 pollici, 32:9 è il rapporto d'aspetto, molto ben realizzato, con un piedistallo in alluminio così come il braccio che lo sostiene nella parte posteriore. Possiamo abbassarlo, regolarlo in altezza, ok, possiamo tiltarlo in orizzontale, quindi farlo ruotare in questo modo, e anche in verticale e quindi regolare il nostro angolo, la nostra inclinazione in maniera da essere il più confortevole possibile quando andiamo ad utilizzarlo. Qui nella parte superiore al centro c'è anche un sensore per il rilevamento della luminosità ambientale e quindi ora vediamo se si abbassa, probabilmente non è attivo perché siamo in fiera. Comunque qui c'è questo sensore, in pratica rileva la luminosità ambientale e regola in automatico la luminosità dello schermo per stancare il meno possibile i nostri occhi. Grazie al suo frame, alle sue cornici davvero molto ridotte, possiamo configurarlo anche nella maniera che vedete qui di fianco alla mia destra, ovvero utilizzando un altro monitor sovrapposto, e in questo caso ad esempio possiamo pensare ad un utilizzo in una sala di controllo dove magari c'è bisogno di controllare più telecamere contemporaneamente ed ecco che si ha un monitor, diventa un unico monitor davvero davvero gigante. Un prodotto che arriverà sul nostro mercato nel corso del mese di marzo o aprile ad un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 1400 euro. Oltre ai due monitor che vi ho appena mostrato, LG ha provato qui al CES anche un'altra novità, questa volta in ambito proiettori. Si tratta di un nuovo proiettore della serie Cinebeam a tiro corto, un proiettore che è in grado da una distanza di 5 cm dal muro di produrre uno schermo della grandezza di 90 pollici, la grandezza massima raggiungibile invece di 120 pollici. Si tratta di una macchina compatibile con HDR10, con risoluzione 4K, 25.000 lumen di luminosità e una lampada che può durare fino a 20.000 ore. Arriverà alla fine dell'anno, circa nel quarto trimestre, ma ancora non sappiamo i prezzi ufficiali.
LG ha portato qui al CES 2019 anche questa fantastica installazione che vedete alle mie spalle. Si tratta di 260 pannelli OLED da 55 pollici, pannelli che possono essere effettivamente acquistati, sono dedicati al mercato business, a chi ha bisogno di migliorare la propria comunicazione nel proprio punto vendita, presso il proprio centro commerciale, insomma, pannelli che sono venduti, quando arrivano in una confezione sono piatti, e all'interno di questa confezione c'è anche un calibratore che vi permette di curvarli come volete, concavi o convessi, e quindi di creare delle installazioni esattamente come quella che vedete alle mie spalle. È tutto qui dallo stand LG al CES 2019, io vi rimando qui sotto in descrizione al video che vi linkerò, dove trovate anche tutte quante le novità LG in ambito TV.